Vi devo parlare. Nell'episodio che volevo portarvi oggi della Kerpiland, sono morto un'altra volta. Esatto. Non ci credo! Troppo difficile per me. Che c'è? Oh no! E quindi, dato che non sono abbastanza preparato per ciò, ho deciso di fare qualcosa di diverso, ovvero fare una nuova vanilla. L'unica cosa è che la faremo in hardcore, quindi sì, godetevi questo video e ciao! Welcome guys to my new Minecraft series. Today we are here playing Minecraft once again. Benvenuti sulla Kerpiland versione 2.0. Ho deciso di farla finita con la vecchia serie perché sì, sono morto tantissime volte, però allo stesso tempo non volevo perdere quelle vibes di difficoltà, ok? Io sono un ragazzo che adora l'adrenalina, adora le sfide, e quindi ho deciso di startare questa nuova vanilla in hardcore. Tra l'altro abbiamo una bellissima musica che ci accompagnerà, dato che ci sono un sacco di nuove canzoni su Minecraft che manco sapevo. Quindi iniziamo subitissimo, facciamoci i nostri tool base. Ok, in questo modo, let's go. Scavo della cobblestone, eccola qua. E mi faccio i tool in pietra, che almeno parto con quelli. Questa nuova serie la chiamo così perché diciamo che ho abbandonato la vecchia Kerpiland, dato che sono morto 3000 volte per cose. Tra l'altro sto morendo di fame, ho una fame assurda in questo momento. Magari mi ordino un KFC, tattico. No, basta pollo. Un'altra cosa che ho dimenticato di precisare è che questa serie sarà più default possibile. Quindi, giustamente, beh, giocherò con Lunar perché c'ha l'Optifine, non voglio scaricarmi l'Optifine. Però ciò non vuol dire che andrò a utilizzare mod particolari o quant'altro, perché giustamente sarebbe un vantaggio. Anzi, sapete, non so manco se sia un vantaggio alla fin fine, però, vabbè, la giocherò clean. Comunque, bando le ciance. Siamo spawnati in un bioma abbastanza particolare, quindi cerchiamo magari di spostarci più in là. Vi invito a lasciarmi un bellissimo like, ragazzi, perché questa serie sarà una serie che durerà, spero tanto. Oh, pecora nera! Ma voi preferite una pecora nera? Prendiamo un po' di lana perché ci servirà per farci il nostro primissimo letto, che tra l'altro ce lo craftiamo ora perché non voglio perdere tempo, ragazzi. Qua non si scherza, è hardcore vanilla qua. Sto già morendo di fame, quindi già capiamo che qua non si scherza per davvero, no cap. Ci sono delle api molto belle, molto carine. Non ho ben capito come funzionino, l'unica cosa che so è che producono miele. Vabbè, come giusto che sia, no? Carpi. Allora, facciamoci la nostra fornace. Facciamo così, mettiamo della linea, cuociamo. Oh, 15 raw mutton. Spaccato, eh? Inizialmente, magari, se riesco a racimolare un po' di cibo, sarebbe tipo la cosa migliore. Ok, però non posso scappare, quindi... Vieni. Ok, ciao. Devo fare molta attenzione. Magari piazziamo il letto, così almeno in caso dovessimo morire, torniamo qui. Ok, ho letto la cosa più stupida che potessi mai dire. Ok, non so perché io abbia messo il letto qui. Però, dato che siamo in hardcore, non possiamo più respawnare se muoio. Quindi, vabbè, camminiamo e basta. Fatemi sapere comunque se vi andrà a piacere questa serie, alla fine del video, giustamente. No, che me lo dite adesso, giustamente. Carpi, non mi piace questa serie perché tu hai iniziato a rifare tutte le cose da capo. Senti, Billy, se non ti piace questo video, puoi anche cliccare sugli altri. Comunque, raga, è rilassantissimo giocare a Minecraft. Nel senso, survival, non PvP competitivo. L'unica competizione che c'è qua in questo momento è sopravvivere. Tra l'altro ci sta un sacco di linea bianca di birch, che a me non piace. E lì sta andando tutto a fuoco. Quindi presumo che ci sia una pozza di lava. Oh, non ho finito di cuocere. Sapete una roba? Prendo sta linea solamente per bruciarla. Voilà. Vai. Qui, sinceramente, ragazzi, potrebbe esserci bisogno della vostra mano. Praticamente, tante cose non le so. Quindi magari ci sono cose che io andrò a fare che saranno sbagliate. Però giustamente servirà il vostro aiuto per capirlo, no? Ok, esatto. Avevo ragione. Pozza di lava. Tra l'altro ho imparato a fare portali attraverso le pozze di lava. Tutto ciò grazie ad Ennesimo. Quindi Ennesimo, grazie per avermi insegnato a fare le speedrun. E tra l'altro, ragazzi, arriverà magari una speedrun in futuro. Non si sa mai. Ok, prendiamoci l'altra linea che ci serve. E l'obiettivo per questo episodio sarà farci una casa e magari trovare un compagno, perché mi sento solo. In questo momento mi sento solo. Quindi se trovo Fufi, che sarebbe l'icona del mio canale ormai, Fufi, sarebbe tipo top. E l'avventura sarebbe ancora molto più emozionante. E ci sono un sacco di api qui. Non ho mai capito se tipo ammazzi un'ape, allora spona. Facciamo così. Oh, carbone. Ci potrebbe servire dopo. Prendiamocelo. Minecraft, oddio. Nostalgia. Ho sempre giocato PvP, Bedwars, Tryhard, qua e là, destra e sinistra. Però una vanilla tranquilla mai. Tra l'altro tranquilla mica tanto, perché siamo in hardcore. E lì c'è un cerchio di pesci.
Ok, direi di viaggiare un attimo in barca, trovare un'altra zona per poi magari farci la nostra casa, magari la costruiamo. Preferirei magari vivere in un villaggio perché mi sento solo. Io, raga, non scherzo quando vi dico che mi sento solo. Sono abituato a giocare in multiplayer, in single player no, quindi la vostra compagnia sarà ben gradita. Facciamo così, craftiamoci la nostra barca al volo, facciamo così molto velocemente. Bra, ba, 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 spacchiamo questo e andiamo. Tutti i miei amici sono venuti. Iron ingot. Oh, solo un pezzo, davvero? Ok, delfini. Gli affondati. Guardalo, con la Nautilus Shell. Questa hardcore secondo me sarà interessante, perché la voglio rendere stile americana, no? Dove andrò a fare cose pazze magari. Cos'è quello? Oddio, non vedo niente. È un portale, è un portale. Oddio, ho un buon occhio. Ok, let's go, andiamo a prendercelo. Mi sa che non era un portale. Ero convinto che fosse un portale. Non ci credo. Oddio. Ho trovato le... il mondo dei funghi. Mushroom Land. Mushroom Land. È la prima volta. Non ci credo. Quanto è bello. Mushroom Land. Let's go. Oddio. Nah, ok. Qui mi farò la casa. Ok, ok, ok. La cosa che so è che per un bel po' non dovremmo preoccuparci del cibo. Sapete perché? Perché ho studiato una... No, la legna. Allora, a quanto pare su quest'isola non spawnano mob, quindi posso stare abbastanza tranquillo. E abbiamo cibo infinito. Farm del cibo infinito. Funzionasse in Africa magari. Dunque, possiamo girare tranquillamente sulla nostra... della isola. Oddio, che bello. Sapete una cosa? Mi è venuta più voglia di giocare adesso. Innanzitutto direi di salvarci le coordinate, dato che non posso utilizzare il mod, quindi facciamo così. Direi di magari prenderci altra cobblestone e ci facciamo la casa in pietra. Magari la facciamo pure decorata, ben fatta. Ci avete capito? Facciamo il di lusso. Prendiamoci un bel po' di pietre. Nel mentre vi invito ad iscrivervi se ancora non l'aveste fatto, perché questa è la percentuale di persone che ancora non si è iscritta. Questa sarà ufficialmente la mia nuova serie hardcore, quindi spero che vi piaccia. Non so quante probabilità ci siano nel trovare un'isola del genere, soprattutto in hardcore. Ok, siamo in superficie. La casa ce l'andremo a fare precisamente qui. Mi sembra una zona abbastanza pulita. Sì, ci sono due o tre alberelli. Ok, non è un problema. Ce la facciamo qui. Allora, mettiamo dei blocchi in questo modo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, fuori. Non ci credo, ho già finito i blocchi? Allora, mettiamo una bella fornace qui per il momento. Mettiamola qua. Mettiamoci il nostro letto. Ok. E ora... Ora cosa facciamo? Magari andiamo in viaggio un attimo e cerchiamo di prendere della legna. E poi tornare qua, perché la legna ci serve per forza. E su quest'isola di sicuro non la troveremo. Portale rovinato. No! Oddio, che spavento! Per un attimo ho temuto di dover nuotare. E giustamente conoscete le mie origini. Beh, ci sta un portale rovinato qui sotto. Ok, buttiamoci subitissimo. Oddio, oi, 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 oi. Ok, la cassa è qui. Ok, ci potrebbe servire qualsiasi cosa, quindi prendo tutto. Ci stanno dei blocchi d'oro che vorrei prendere, ma non posso attualmente. Torna su, non vuoi morire? Ok. Ok, buone notizie. Abbiamo l'isola normale qua accanto. E qui vediamo se ci sta una chest. No, no, no. Oh, no, 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 no,
mai più. Mai più, mai più, sono stupido. Dunque, cerchiamo di avanzare. Ci serve un po' di legna e magari alcuni minerali. Magari, che ne so, ci facciamo l'armatura in ferro. Se riusciamo, magari scaviamo in questa grotta enorme, che tra l'altro va in profondità, quindi perfetto. Adoro sta versione. Non mi vorrei allontanare più di tanto da casa mia, perché devo tornarci. Pacchiamo tutta la legna qui e dopodiché magari torniamo già lì, perché ho notato che ci sta una caverna anche sotto casa mia, quindi esplorare quest'altra sinceramente non ne ho voglia. Pecore non mi servono. Sto pensando un po' cosa mi potrebbe servire prima di tornare a casa, così almeno non faccio tipo doppi giri. Non ci credo. Dunque, non abbiamo né piccone né ascia, l'abbiamo rotta. E direi magari di tornare a casa. Fammi vedere se c'è un qualcosa che potrebbe servirci in questo momento. Vediamo un po'. Cibo non ce ne serve, dato che abbiamo letteralmente la farm di cibo infinita a casa. Ormai quell'isola la chiamerò a casa, non mi interessa. Lapislazzo di superficie, da quando? E sta facendo pure buio, quindi vorrei tornare subito. Ah, ma ci vuole Vitto, let's go. Ok, allora, piano. Scendiamo. Prima cassa, gunpowder. No, non mi serve. Qua. Perché lagga? Che fa laggare? Bro, davvero? Davvero fai? No, 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 no. No, no, no. Oddio, che spavento. Perché laggava? Oddio, mio cuore si è fermato per un attimo. Mi ha dato una mappa del tesoro. No, troppo lontano, non ho voglia. Ok, si sta facendo buio, quindi torno subitissimo a casa. Vediamo un po'. Non ci credo, ho sbagliato quel salto. Ho strisciato sul muro, veramente. Dunque, in questo momento torniamo a casa con ben una stack di pezzi di Oak Log. Ciò vuol dire che avremo ben 64x4, 256 pezzi di legna. In più abbiamo altri 64 pezzi di Oak Planks e altri 16 qua, che cercheremo di utilizzare il meno possibile per tornare a casa. La barca ce l'abbiamo ancora, ok, perfetto, quindi risparmi pure sulla barca. E torniamo subitissimo prima che spugnino cose strane magari. Ok, oh no 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 no. Cerchiamo magari di scivolare qua sotto senza farmi vedere. Voilà, oh, perfetto, sneak 100 veramente. Boot clutch, mai più lo farò, però l'ho fatto. Oh, ci stanno zombie con una palla in ferro. Oh, wow, 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 wow. Calmi, calmi un attimo, calmi, calmi, calmi. Ok, voglio vedere se tu droppi questa pala. Ok, no, non l'hai droppata. Scappo via, 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 scappo via. Ok, ho preso danno. Ehi, aiuto! Perché? No, 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 no. Perché affonda? Oi. E torniamo a casa. Oh là, eccola. Oddio, quanto è bello, quanto sei bella, amore di mamma. Ed eccoci qua, sbarcati. Nuovo paese. Salve ragazzi, vi sono mancato? Ciao, come stai? Tutto bene? Dunque, ora non ci manca altro che ritornare a casa nostra, che se non sbaglio, eccola lì. Oh, casa, dolce casa. Dunque, direi di spaccare questi pezzi di cobblestone che ho messo qui. Li ho messi solamente per capire dove mettere la porta. E sinceramente non so manco se farmi una vera e propria porta. Penso di farmi tipo le fence gates, perché non si sa mai, potrebbe succedere qualcosa. Io sono paranoico, quindi. Dunque, mettiamo uno qua, uno qua. Ok, no, è storto. Partiamo male. Facciamoci delle ceste innanzitutto, perché c'è un mucchio di roba qua che voglio posare. Quindi, innanzitutto, possiamo utilizzare questa legna qua. Facciamoci un'altra cesta in questo modo. Perfetto. E mettiamo tutte queste zuppette qua e tutto qua. Voilà. Dopo smisteremo il tutto. Ok, non ci manca altro che finire la struttura della casa e poi possiamo anche terminare l'episodio qua. Tra l'altro ho un pezzo di ferro che lo utilizzerò per farmi uno scudo. E qui ho due pezzi di ossidiana, una mela d'oro che mi tengo qua da parte. E qua posso fare del pane, che sinceramente non so manco perché lo sto facendo, perché sono ricco. Nel senso, guarda quanto cibo abbiamo qua attorno. Cibo, cibo, cibo. Cibo, ovunque cibo, cibo ovunque. Perfetto, facciamoci il nostro primissimo scudo. Che non si crafta così i carpi. Voilà. Sheesh. Ora sì che sono felice.
vero. Ok. Penso che ci stava meglio prima. Casa, dolce casa, la maison, la ville, the house, welcome to my mansion. Ok, io ho paura di Sidonia. Ok ragazzi, direi di finire l'episodio qui. Siamo partiti molto, molto, ma molto, molto bene. Abbiamo già la nostra casa, siamo nel nostro nuovo bioma che praticamente ci porterà cibo a valangate. Questa è la nostra casuccia, ben fatta. Primo momento è così, poi dopo giustamente farò tipo i piani sotto, dove costruirò tipo farm o altre cose del genere. Sempre se non morirò magari nel prossimo episodio. E quindi nulla, detto ciò ragazzi, vi invito a lasciare un bellissimo like e noi ci vediamo in un prossimo episodio. Bella!